Il gruppo Pistoia Nessuno si salva da solo e la Caritas hanno dato vita ad un incontro nelle sale del seminario su evasione fiscale, povertà e ingiustizia. Le tematiche sono state messe sotto la lente di ingrandimento lo scorso 6 gennaio al programma Presa Diretta di Riccardo Iacona su Rai 3, con il servizio di Camilleri e Cipolloni, riproposto anche in questa giornata di confronto per capire le conseguenze dell'alta percentuale di evasori in Italia. Questa situazione ha danneggiato molto le categorie più fragili, soprattutto dopo la pandemia di Covid-19, portando questo gruppo di cittadini ad intervenire attraverso alcune iniziative come la donazione mensile alla Caritas. Ciascuno di noi ogni mese si autotassa, è una sorta di autotassazione contribuisce con un X% del proprio reddito alla Caritas, in modo che la Caritas possa destinare, insieme ad altri fondi, ad altre risorse di altra provenienza, anche questo piccolo nostro contributo in favore delle emergenze di povertà. Sono stati raccolti circa 150.000 euro, sono state più di 86 le persone, quasi 90 persone che hanno aderito a questo progetto. Questi soldi sono serviti per rispondere ai bisogni che noi rileviamo dal nostro centro d'ascolto, che hanno problemi dove le persone si rivolgono per presentare le proprie problematiche, che sono in particolar modo di carattere lavorativo, legato alla casa, al discorso della povertà alimentare e naturalmente tutto quello che consegue, perché per esempio un tema che stiamo rilevando in maniera importante è sulla povertà sanitaria. La gente ha difficoltà nel curarsi e quindi anche questo fondo va a aiutare coloro che necessitano di questo bisogno.